Buongiorno a tutte carissime, io stamattina andrò a fare un dolce pasquale, le scarcelle pugliesi. Vi premetto che è la prima volta che le faccio, voglio provare a farle, non le ho mai fatte, ci proverò. Allora, io qui ho tutti gli ingredienti, ora vi elenco. Allora sono 500 g di farina, 50 g di olio extravergine d'oliva, 100 g di zucchero, 50 g di latte, 2 bustine di lievito vanigliato per dolci, delle codette che andrò a mettere alla fine, 3 uova, poi 4 uova sode, metterò un pizzico di sale, questo è il latte per spennellare alla fine, questo è il pennello. E ho tutti gli ingredienti e qui ho preparato la leccarda del forno con carta forno. Ho acceso il forno statico a 180 gradi, dovranno stare per 30-35 minuti in forno. Allora, io mi faccio spazio, andrò a mettere sulla spianatoia la farina, per come occorre spazio. Questa mi serve adesso, questa mi serve dopo. Allora, andrò a mettere subito 500 g di farina, un attimo. Poi lo zucchero, poi le uova una alla volta, prendo una forchetta. E sbattiamo un pochino l'uovo. Mettiamo il secondo. Il latte deve essere tiepido, quello serve per sciogliere il lievito. 50 g di latte tiepido, Vabbè, un terzo uovo. Ora andiamo a sciogliere il lievito
nel latte tiepido, due bustine, mettiamo anche un pizzico di sale, mescoliamo il lievito, ecco, vedete che fa la schiuma. Poi si formerà un panetto che dovrà riposare per 30 minuti. Poi l'olio a filo, ora dobbiamo cercare di mescolare tutto bene bene. All'inizio sembra che non si formi mai il panetto, però poi ci vuole un po' di pazienza, alla fine riesce.
Adesso mi ci vuole un po' di farina per le mani, che mi si appiccica. Facciamo così, tanto le appoggiamo. Io quando impasto, la cosa che non sopporto è quando mi si mette la pasta nelle dita, questo proprio mamma mia non lo sopporto. Infatti faccio pochissimi dolci anche per questo motivo. Non so voi se vi dà fastidio anche, oppuramente. No, a me dà fastidio tantissimo. Ecco, vedete, comincia a legarsi. Raccogliamo anche questa. Con la pasta stessa. La spianatoia deve venire pulita, eh. Vedete, il panetto si sta formando, eh. Questo lo copro con della pellicola, vedete, morbido, e starà mezz'ora fermo a riposo. Prendo la pellicola, la
E io lo metto in frigorifero, frigorifero per mezz'ora. Ecco qua, ci vediamo tra mezz'ora. Allora, io ho tolto il mio panetto dal frigo, è passata mezz'ora. Allora, ora vado a tagliare. Un po' di farina sotto, in modo che non si attacchi alla tavola. Qui mi cavo quattro panetti. Andrò a fare dei dischetti. Qua dei dischetti, grazie.
faccio il secondo dischetto e impastiamo. Essere 4, uno per ogni uovo. Poi andrò a fare delle trecce. E facciamo il quarto, l'ultimo. Ecco qua, fatti tutti e quattro i dischetti. Qui ci andiamo a mettere l'uovo sopra e ora dobbiamo fare dei lunghi salamini.
per questi ne facciamo tre, per poi andare a formare una treccia, eh. Ora li andiamo ad unire. E formiamo una treccia. Sì, così. Ecco sì. Bene. Bene.
andiamo a mettere l'uovo nel centro. Una striscia, facciamo due strisce che vanno a incrociarsi. Vedete? Qui una striscia e poi un'altra incrocio. Così. Allora, io una ve l'ho fatta vedere, io continuo e dopo vi faccio vedere il finale. Allora, amiche, io ho finito di fare le mie trecce e ho fatto tre colombine, eccole qua. Questa è venuta una piccolina, questa è venuta un po' più grandina. Facciamo via la mamma, la figlia e il papà. Ecco qua. Ora dobbiamo spennellare sopra con il latte. Latte tiepido. E poi dobbiamo metterci dei confettini colorati, faccio uno alla volta così non si asciuga il latte. Ho preso poco, ecco qua. Poi andiamo con il secondo.
i confettini. Ma scusate, mi sono sbagliata, questo non è tiepido, latte normale, freddo, tiepido era quello che va messo nell'impasto. Latte sopra mettetecelo perché ho fatto collante, poco. Lato, messo poco, bisogna mettere col latte, se no non attaccano i confettini. Sono pochi perché vanno messi in abbondanza, i confettini sopra. Ora andiamo con le colombine. Gli occhietti andrebbero fatti con i grani di pepe, ma io non me li trovo. Ho il pepe macinato, però vedo che si sono tolte passando con il latte. Cerco di non andarcelo. Andiamo con la terza colombina. Sì. Caramello la testolina. Si è staccata. Un filocchietto se n'è andato. Passiamo un pochino. Ecco fatto. Ora questo in forno
forno statico 180 o forno ventilato 170. Io lo metto a forno statico a 180 gradi per 30-35 minuti. Ecco qua, ci vediamo dopo. Amiche carissime, io ho tirato fuori le mie trecce, le mie colombine dal forno, sono passati 35 minuti. Eccole qua. Guardate che belle. Per essere la prima volta che le faccio, sono molto soddisfatta. Sono venute benissimo, sono bellissime. Guardate che belline che sono. Guardate le colombine, che amore. Proprio bella bella. Molto molto bello. Quest'altra colombina, eccola qua. Sono molto soddisfatta, vedete? E guardate che belle le trecce, favolose, cotte benissimo sotto, vedete? Perfette. Molto molto belle. Dunque, io oggi ho voluto fare questo dolce tipico pugliese, che si fa a Pasqua, nella settimana santa. Se vi piace questa ricetta, condividete, fatela e provate a farla se ancora non l'avete mai provata. Ecco qua. Io con questo vi saluto. C'è un profumino meraviglioso di dolce e con questo dolce vi saluto. Vi dico buona giornata a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao ciao!